fa caldo qui a Castellabate, sono 27 gradi. Cardinale, Gallo, cuce il gioco in direzione di Chiariello, c'è fuori gioco però di puntoriere. In attacco da Santo Suoso ha una scelta davvero molto molto particolare. Gallo, fallo ora, calcio di punizione. Questa volta l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione. Baiocco d'altra parte già in precedenza era entrato duro, l'arbitro aveva sorvolato. Adiletta da Melis, l'appoggio sbagliato, recuperano quelli del Siracusa, ma c'è l'anticipo di Siano proprio su Baiocco che recupera su di lui, c'è fallo, calcio di punizione, ma la contesa sta diventando aspra. Il gioco rimane fermo. Trentatreesimo minuto. Meglio, 39esimo minuto. Punteggio ancora invariato, 0-0. Infatti il giocatore è costretto ad uscire in barella e Adiletta passerà a centrocampo. Vedremo. Baiocco, palla dentro per De Zai, buona, e la palla va in rete, ha segnato il Siracusa, e De Zai ha toccato la palla quel poco da mettere fuori causa il portiere dell'Agropoli, e il Siracusa è passato in vantaggio al 41esimo minuto, a 4 minuti dalla fine, Siracusa in vantaggio, una beffa dell'Agropoli, l'arbitro non ha consentito la sostituzione. E quindi